Liana Orfei, possiamo farlo un applauso? Liana, grazie, grazie, non potevamo decidere di passare meglio questa fine dell'anno. Insomma, sono delle ore in cui ci chiediamo anche come davvero lasciarci alle spalle tutto e perché no tuffarci in un mondo magico. Che è quello del tuo circo, sì. Che ricordiamo, Liana, è un festival è dei circhi. È uno dei tre festival mondiali, il primo è Monte Carlo, inventato dal principe, il secondo è Parigi e il terzo è il festival Golden Circus di Roma Capitale, da 31 anni, 32esimo stiamo entrando. Questo vuol dire che i migliori numeri del mondo sono nel tuo circo. I migliori numeri del mondo, cioè provenienti da tantissime scuole, abbiamo anche due new entry quest'anno, favolose, che è il Kazakistan. Tu pensi, un posto meraviglioso tra le montagne, stupendo, ma nessuno immaginava che laggiù esistesse una scuola circense attualissima. E l'altro è il Vietnam. Il Vietnam ha delle, come tutti gli spettacoli asiatici, ha delle altre origini, per cui il circo contemporaneo praticamente, secondo me, non esisteva. E invece no. Bellissimo. È un vivaio incredibile di numeri. Poi ci sono i canadesi, i francesi, gli americani, i brasiliani, argentini, cinesi. È uno spettacolo. Non me li ricordo tutti perché è uno spettacolo di 24 attrazioni. Liana, ma ed è un grande festival. Come si fa a mettere insieme tante anime, a dialogare con loro? Perché poi sono popoli, tra l'altro vediamo delle immagini bellissime, alcune tratte dallo spettacolo dell'anno scorso, tra l'altro che abbiamo detto è stato ulteriormente rinnovato. Come si fa a vivere tutti insieme, a gioire tutti insieme, a sudare tutti. Posso assicurare insieme che è una delle cose più belle e più facili del mondo. Perché la gente del circo, prima di essere italiano, francese, cinese, jugoslavo, bla bla bla, è gente di circo. Per cui è il popolo del circo, questo mondialmente. Ed è così facile, così semplice andare d'accordo, rispettare le religioni, rispettare i sentimenti uno dell'altro, ed è quello che ci insegnano da quando noi nasciamo al momento che lasciamo la vita. Nel circo è così, ed è stato così da sempre. Il circo è una cosa meravigliosa che non morirà mai perché è nata con l'uomo, capisci? Noi questa sera, per esempio, facciamo il grande veglione. Bellissimo! Abbiamo più di 1000 persone che brindano a mezzanotte assieme a noi tutti nella pista, poi hanno un buffet molto ricco che viene allestito nella grande hall che è enorme, e poi dopo ballano in pista tutti quanti, famiglie, quei bambini. Sai che ci sono delle persone che vengono da fuori per venire a fare il Capodanno? Ma da lo noi immaginiamo, ma tra l'altro farà molto freddo, quindi forse il circo può essere mai come quest'anno un'alternativa alla piazza che pare sia davvero gelida. Ci rovinerà perché abbiamo 4 riscaldamenti che andranno a manetta, tutto, a manetta, però ce la farete. Però ce la faremo e senz'altro il circo, hai ragione, proprio per Liana, tutti, tu per hai famiglie. Detto una cosa, la famiglia. Sì. È quando si pensa alla famiglia Orfei, gloriosa, sono generazioni di circo, si parla anche però di una, purtroppo, una scomparsa molto dura per te, soprattutto perché, proprio per il vostro concetto di famiglia, Nando Orfei, e beh, Nando e Liana, insomma, sono il mondo del circo. Tre fratelli Orfei, Liana, Nando, Rinaldo, ci hanno sempre chiamato i tre moschettieri, esattamente. Ci hanno sempre chiamato i tre moschettieri, perché da tanti anni noi abbiamo rivoluzionato con la supervisione di Paolo Prestipino, mio marito, e abbiamo sempre rivoluzionato quello che era il circo tradizionale. Noi abbiamo iniziato a fare quello che oggi chiamano Nouveau Cirque, il circo contemporaneo. L'abbiamo già iniziato negli anni 70, quando il Nouveau Cirque ancora non esisteva, perché esistevano sì gli artisti di strada in Francia, ma erano artisti di strada. Il reale Nouveau Cirque, il Cirque du Soleil, è nato molto tempo dopo che noi, quando noi abbiamo portato il primo circo a tre piste, poi il circo Rama, rivoluzione assoluta, poi le Mille e Una Notte, su un'idea regia di Gino Landi, ma idea di Federico Fellini, e poi il circo delle Amazzoni. Praticamente il Cirque du Soleil nemmeno esisteva. E noi avevamo già creato quel tipo di spettacolo. Eppure voi tre avete mantenuto non solo questo accordo straordinario, tra l'altro lo stiamo vedendo proprio con Federico noto, più grande Federico amico, Fellini, sì, sì. Perché la magia di Fellini era anche
passata attraverso il circo, cioè no. In fondo la sua arte era anche quella. Sai che cosa ha detto Michele Luzzi l'altro giorno a me in trasmissione alla RAI? Ha detto: se non esisteva il circo, non esisteva forse Federico. Non, bellissima non esisteva questa. Federico Fellini. Federico Fellini venne al circo nel 60. Aspetta, nel 60, nel 58. Nel 58 venne, che eravamo piazzati a Trastevere, perché stava cercando un volto per la Dolce Vita. E gli avevano detto che io, ero giovanissima all'epoca, che io potevo aspirare ad un ruolo, e venne. Si innamorò, a parte che lui era innamorato da quando era bambino, talmente della nostra famiglia, della mamma Alba, la mia mamma, di Nando, di me e di Rinaldo, che era ancora piccolino, e Giulietta pure, che praticamente Giulietta, la nostra amicizia non è mai finita, nemmeno ora che è morta, perché siamo sempre in contatto con la nipote, e lei stessa dice: eh no, la famiglia di Liana e Nando sono la mia famiglia, non sono... Liana, che cosa vi ha dato quell'amicizia? Torniamo forse a quella fotografia bellissima, quella dialogo fitto tra tuo fratello e Fellini. Che cosa vi ha dato A me ha dato tantissimo, perché mi ha dato la fiducia nella vita. Se io faccio il cinema e ho fatto 53 film, lo devo a lui, perché è vero che non ho lavorato nella Dolce Vita, ma il solo fatto che Federico Fellini si fosse interessato di me aveva scatenato il mondo intero attorno a me, per cui tutti i registi, e infatti ho fatto 53 film. E mio fratello Nando, che era il grande amico di Federico, e mio fratello Nando è uno dei protagonisti, anzi è il coprotagonista di Amarcord. Esatto. Mio fratello Nando è il coprotagonista di Amarcord. È un orgoglio, poi non è solo quello, è l'orgoglio di aver conosciuto un essere speciale, perché Federico, anche Giulietta, intendiamo, perché si compensavano assolutamente. Però era un essere speciale. Voi di incontri speciali nella vostra famiglia ne avete fatti, Liana. Sì. E l'ultimo, proprio il più recente, vi portiamo esattamente quasi a Capodanno dell'anno scorso, l'8 gennaio 2014. Ebbene, è stata una cosa, il Papa della gioia, come è stato definito, il Papa che ama gli uomini e le donne, che sanno regalare una carezza e un sorriso, non poteva non venire da voi, non poteva non chiedere di voi. Sì, esatto. Vogliamo vedere un attimo e poi dopo ci racconti tutto? Senz'altro. Andiamo subito prego, a vedere, noi ci tuffiamo nell'atmosfera. 8 gennaio 2014. Assisteremo ora ad una breve esibizione in suo onore, offerta dagli artisti del Gordel Circus. Benvenuto ai componenti del Golden Circus di Liana Orfei. Ma sono stati bravi questi, Complimenti, complimenti. Che privilegia quest'anno il mondo latinoamericano, e li invito nel loro viaggiare di città in città a sentirsi messaggeri di gioia, messaggeri di fratellanza in una società che ne ha tanto bisogno. Troppo bello, troppo bello. Guardatela, allora io devo raccontare, noi non siamo quelli là che stanno con la telecamera.
Però la commozione di Liana, a distanza di un anno, è palpabile ed è stata una giornata, Liana. Tu da hai guardato adesso, hai fatto così, come dire, grazie a Dio di avermi dato questa possibilità. No, ma è la verità. Grazie a Dio, perché è stata una cosa così grande che non l'abbiamo, al momento nemmeno, non siamo riusciti ad assorbirla, capito? Gli artisti stessi. È stata portata mondiale, in tutto il mondo hanno trasmesso questa cosa. Erano imbalsamati, dicevi, sì, è vero? Sì, imbalsamati dall'emozione. C'era un freddo, tipo. E avevano due motivi. Primo, erano imbalsamati per l'emozione di essere davanti al Papa, lì a un passo dal Papa, e lavorare per il Papa. Per cui tanti di loro hanno sbagliato, hanno fatto delle cose non giuste, proprio perché era talmente grande la cosa che non la realizzavano. Liana, ecco. Che ti ha detto? Il Papa ti ha dato un mandato. Sì, dopo, quando si è avvicinato, mi ha mandato e ha detto: bravi, siete proprio bravi, ed è una cosa molto bella, andate per le strade del mondo e continuate a portare questa parola di pace e di bellezza. Non l'ha detta solo a me, l'ha detta a me, alla mia famiglia, a mio marito, a mia figlia, a tutti quanti, e agli artisti che erano dietro guardandoci proprio sincero: andate, portate questo messaggio. Bello, eh? Il circo, guarda, è quello. Il circo è questo, non c'è niente da fare. Io il fatto che finisce l'11 gennaio, ho già male al cuore al pensiero che finisce l'11 gennaio. È vero, perché poi è proprio una tradizione natalizia. Sì, sì. Voi lavorate un anno intero per questo periodo. Noi abbiamo il teatro Tenda Strisce, che lavora tutto l'anno, certo, via Giorgio Perlasca, per altri, diciamo, altri spettacoli, ma il festival, che si svolge da sempre, da quando ancora il teatro era a Viale Cristoforo Colombo, si svolge da sempre al teatro Tenda Strisce, che in realtà viene trasformato, come ben tu vedi, in un grande circo, esatto, un vero grande circo. Quindi ancora fino all'11 di gennaio. All'11 di gennaio. Abbiamo ancora tempo. Vito. Sì. Allora, eccoci qui, fino all'11 gennaio c'è ancora tempo. Questa è la locandina del Golden Circus, bellissime le immagini che abbiamo visto da Piazza San Pietro. Fino all'11 gennaio a Roma, perché raccoglie i numeri spettacolari a tutto il mondo. E una cosa ci tengo a precisarla: dal 4 gennaio all'11 gennaio ci sarà la seconda ondata, ecco, perché questa è la prefazione, diciamo, esatto, del Golden, la seconda ondata di grandi artisti, perché ci sarà poi la giuria internazionale, appositamente composta per venire a giudicare, arriveranno dall'estero per venire a giudicare chi il avrà numero in più, il diritto, perché di chiamarsi, ripetiamo, Golden Oro. Esatto, esattamente. È un festival ufficiale. Esattamente. Liana, che cosa significa trascorrere queste feste insieme, lo abbiamo detto in apertura, perché si fosse messo in ascolto soltanto adesso, di artisti che vengono da tutto il mondo e, come tu hai ben detto, anche di religioni, di fedi, di culture diverse. E di cucine diverse. Com'è il Natale da voi? Ecco, cucina anche, bellissimo. Sì, sai, io sono abituata, per me è una cosa normale, ma per chi viene da fuori, come per esempio Federico, che pur essendo nel circo da quando era piccolino non era mai entrato realmente, esatto, dentro, il fascino suo era proprio di venire a vedere come si poteva combinare un Natale o un Capodanno di religioni diverse, e vedeva che lì, nonostante che uno cucinasse in una maniera, uno in un'altra, allora non era come adesso che abbiamo un vero e proprio catering, allora ognuno si faceva da mangiare. Per cui tu sentivi questi profumi strani dei cibi, oppure vedevi che la gente, i musulmani stessi, venivano ad assistere alla messa con un rispetto assoluto. Beh, non certo quello che c'è oggi, si fermavano dietro con il rispetto, logicamente non seguivano la messa, però venivano e stavano in silenzio, cioè il rispetto, cioè il Natale al circo è un Natale particolare che non si può spiegare, perché bisognerebbe venire. Liana, c'è un piatto che mette tutti d'accordo secondo te? Ma io più che un piatto direi la cucina italiana. Ecco. La cucina. È un punto d'incontro. È un punto d'incontro, perché siccome è un nostro, diciamo, primato nel mondo di avere una delle più buone cucine, non dico la migliore perché io non sono un assolutista, però ti posso assicurare che, conoscendole tutte, la cucina italiana è tanto. E proprio. Allora ci vogliamo riappropriare di una ricetta che va benissimo, perché domani mattina il brodetto di Capodanno all'inizio dell'anno ci sta benissimo. I tortellini di Bologna, proprio le bolognesi. La mia mamma di era Bologna, specializzata, ecco, era ferrarese, bolognese, mio papà, specializzata. E quando Federico sapeva che eravamo in zona anche a 70-80 chilometri, diceva...
Signor Alba, guardi che Giulietta e io arriviamo, eh? Bellissimo. E la mamma giù a fare la spoglia. Noi vi diamo in esclusiva la variante Orfei, attenzione. Di mamma Diana, Alba. Di mamma Alba. Mamma faceva tutto a crudo, aggiungeva un pochettino più di prosciutto e mortadella, in abbondanza, diciamo, perché diceva che il sapore doveva entrare nel brodo, ecco, quando cuoceva. E poi una cosa che ho visto, siccome ne ho chiusi tanti di tortellini nella mia, mi ricordo da quando ero così, noi facevamo proprio il cappello su, non il cappello dritto del tortellino, capito? Perciò guardate le mani, possiamo un attimo riprendere le mani, tra l'altro bellissime di Liana. Liana, fa pian pianino, facci vedere piano, come piano. Si fa. Il tortellino viene un triangolino, esattamente, giusto? Bene. Allora si parte dalla punta con tutte e due le mani e si arriva al fondo, poi si mette a cavallo del dito e con quest'altro dito si tira sul cappuccio. Perfetto. La punta, e poi trac, si chiude subito qui e il cappello rimane che così. Meraviglia. Per i circhi, che hanno tutti gli animali, grazie a Dio, tutti hanno gli animali, è il giorno di Capodanno, la notte di Capodanno è il terrore, è ma non per se stessi, ma per la paura che prendono. Noi abbiamo gli elefanti quest'anno, cavalli ed elefanti nel nostro festival, e sinceramente siamo tutti attenti a questi botti perché gli animali hanno paura. Esatto, no, è la verità, bisogna stare attenti, soprattutto quelli che stanno a casa. Perché, bravo, insomma, sindaco, beh, complimenti, e vorrei che il sindaco del paese mio del cuore, che è Marano sul Panaro, dove io e i miei fratelli e la mia mamma e il mio papà siamo stati adottati in tempo di guerra, perché ci hanno adottato realmente, la famiglia Ori, ebbene vorrei che il mio sindaco del cuore, perché io sono cittadina onoraria di Marano bellissimo. Sul Panaro, che è un paese stupendo, bellissimo, da vedere e da vivere, che si chiama Muratori, anche lei, la mia sindaca, se mi ascolti. E allora facciamo questo appello, facciamolo. Ecco. Liana, intanto gli auguri, mentre il nostro Vito fa intanto, non sì, ho parole. Sì, sì, sì. Gli auguri, Vito stappa subito. Sono le 10 di mattina, mi rendo no, conto. No, non fa niente, però noi possiamo aprire. Allora, Liana, se permettete, io capisco che il Golden Circus Festival è l'avvenimento circense dell'anno, per cui dico, venite a vederlo. E faccio gli auguri al Golden, però vi dico anche gli auguri a tutti i circhi piccoli e grandi italiani e del mondo. Ricordatevi di andare al circo, piccolo o grande, perché il circo è lo spettacolo più bello, più antico, più sano del mondo. Il circo è la vita, non c'è finzione. E agli italiani, Liana, che diciamo? Chiudete gli occhi, pensate a tutto ciò di bello, di grande, di pulito, di splendido che desiderate. Chiudetele e dite: Dio, ti prego, fa che sia veri. Grandissima Liana, vai Vito, io intanto che auguri, i bicchieri, auguri, auguri, speriamo auguri a che tutti. Sia l'anno del lavoro. L'anno del lavoro, della pace, grazie.